Buonasera a tutti, ben ritrovati. È un po' che non ci vediamo per ovvi motivi, no? Sono stati un mese e mezzo impegnativi di full immersion, di lavoro, in una situazione dove le difficoltà erano evidenti, ma il lavoro da fare era tanto, quindi anche il tempo da dedicare a altro era complicato e difficile, quindi mi avete visto poco, mi avete visto tanto impegnato e poco sorridente, perché ripeto, c'era da far tanto. Sono soddisfatto di come sono andate le cose. Non è mai semplice, oggi più che mai, essere stato in grado di completare la rosa a pieno con, non so neanche quanti, 15, 17 acquisti, quindi operazioni, quindi vuol dire che c'è stato tanto da fare. Penso di essere riuscito a dare al mister a oggi, dopo questa sosta, una rosa competitiva per quelli che sono i nostri obiettivi, con un mix di squadra più o meno giovane, o con giovani di qualità e giocatori che la categoria la conoscono bene, più le nostre vecchie risorse che sono state un punto fermo di partenza, giocatori scelti, non sono qui per caso perché potevano essere cambiati, ma giocatori che sono rimasti sono quelli che l'anno scorso e penso che quest'anno in questa categoria possono essere anche giocatori importanti. Io penso che se avete fatto la conta del reparto offensivi ne abbiamo 7-8 giocatori in un 4-3-3, penso che siano più che sufficienti. Felice ha un infortunio relativamente importante, forse tra un mese può essere già recuperato. Andare a prendere un altro giocatore occupando un'altra casella, dopo che si fa? Sì. Sotto, no, perché anche in zona, certo, ci prendono un'altra punta, Pettinari, quando non posso tenere quattro punti, ecco. Allora, tenendo bene, ne abbiamo solo due. No. Tu ritieni che possiamo, certo, perché in Zola abbiamo la capacità atletica e tecnica di Zola che può ricoprire due ruoli, sia da punta centrale che da attaccante esterno. Visto che di attaccanti esterni ne abbiamo diversi, non abbiamo il ruolo scoperto, abbiamo Pettinari, barra Nzola, barra Evacuo, che possono fare in maniera complementare Nzola soprattutto. Come? Ma c'ho Pettinari e Nzola. Nzola può giocare sia attaccante esterno, può giocare sia attaccante centrale. Nel momento in cui, se Pettinari sarà il titolare, sarà Pettinari, se Nzola sarà il titolare, sarà Nzola, se no può fare attaccante esterno, quindi abbiamo duttilità di ruoli. Non mi piace avere ruoli, mi piace avere sempre giocatori duttili, nei ruoli anche specifici, anche giocatori duttili, che non si sappiano adattare a circostanze. Quindi non penso di avere una rosa scoperta lì davanti. Non conosco le considerazioni del direttore Angelozzi. È normale che nella fase di mercato le circostanze, le dinamiche, come in questo caso, ci sono e sempre ci saranno. Forse Toni non era abituato a sopportare una pressione di questo tipo, no? Qualcuno dice non è corretto che all'ultimo giorno di mercato si possa destabilizzare un giocatore o meno. Capita. Penso che nelle ultime giornate di mercato si siano fatte, non il Trapani, calcio italiano, non so quante centinaia di operazioni. Allora, probabilmente Toni è andato in difficoltà e questa partita è venuto meno perché così, tra la possibilità di restare e andare è venuto meno sotto l'aspetto tecnico. Il mister poi ha fatto una scelta condivisa e non ha giocato. Dopodiché, siccome per noi è un giocatore straimportante e gli abbiamo dato la massima considerazione e lui lo sa,
che per noi giocatori è stata importante, siamo riusciti ed è riuscito serenamente a condividere questo pensiero e a continuare ad essere un giocatore importante per noi. La rosa inizialmente era un numero basso rispetto all'attuale, perché sono aumentati i giocatori di proprietà di questa squadra. 7 contro 4. In che senso? 7 nuovi contratti, l'anno scorso erano 4 contratti. Quindi, però ne avevamo già 9, 8, 9, 10 di partenza, quindi oggi abbiamo una rosa di proprietà forse di 14, 15 giocatori, quindi è una rosa già più consistente. I prestiti servono, per ciò che riguarda il budget societario, è lo stesso motivo per cui ho accettato l'incarico, perché non si accetta un incarico se non si è contenti di quello che ti viene proposto. Io l'ho accettato e ritengo che sia un sacrificio per il club importante, per la proprietà importante, in linea con quelle che sono le problematiche avute a inizio anno, perché non si può cancellare qualche milione di debito, no? Creato così in poco tempo. Quindi io devo dire grazie, tutti quanti dobbiamo guardare a quello che di buono ci è stato proposto e oggi di quello che di buono mi è stato dato. Non lo ritengo né tanto né poco, non mi interessa. Mi interessa che sia stata data la possibilità a me e al Trapani di poter fare il campionato discretamente, con una rosa competitiva per quelle che sono i nostri obiettivi. Ci dobbiamo salvare all'ultimo minuto, all'ultimo secondo dell'ultima giornata? Non lo so, ma il nostro è un profilo importante. La società nuova, tutto quello che sta accadendo non è stato semplice e facile da supportare, e quindi se mettiamo sulla bilancia questo, capite che i passaggi sono lenti e delicati e vanno affrontati, però la squadra va avanti, deve frullare e quindi da oggi penso da questa settimana penso, ripeto, di aver completato appieno l'organico con le risorse date, per aver fatto allestito una squadra di 26 giocatori penso che non sia poca roba con questo mix di giocatori qui. Le operazioni che mi danno soddisfazione sono quelle che poi avvallano le mie scelte, quindi a oggi nessuna e te lo dirò strada facendo, perché vuol dire che ancora una volta si è centrato anche quegli obiettivi lì. Ci sono dei giocatori che possono esprimere una stagione importante. Che... Io pensavo il rischetto di Zola. Ma lo posso pensare anch'io, però la mia risposta è stata adeguata. Vediamo se no, si possa riscattare anche lui di prestazioni importanti, di numeri importanti. Ma secondo me ci sono giocatori qui che quest'anno possono fare molto per questo Trapani. E mi dà quasi noia non citarne uno o qualcuno. Secondo me mi piacerebbe che ognuno di loro, anche l'1%, 5x10, mi dessero soddisfazione per il motivo per cui sono stati scelti per onorare questa maglia. Ma sicuramente il mercato di Serie B offre molte più opportunità, anche nel fatto stesso che poter prendere dei giocatori in Serie B magari è più allettante che farlo in Serie C, questo è fisiologico. Però è complicato anche spiegare, l'anno scorso sono arrivato quasi come quest'anno. Quindi la velocità di concludere la squadra è certamente molto simile, l'anno scorso esatto. Si è iniziato in ritardo, anche quest'anno leggermente in ritardo per ovvi motivi. Ecco, volevo sapere, ecco, in queste difficoltà dove hai trovato più facilità nel lavoro? Ho cancellato 2 mesi della mia vita, tra quelli dell'anno scorso e quelli di quest'anno, 2 o 3 mesi li ho dispersi nel non dormire la notte. Penso che quando si è nel pieno del mercato
Le complicazioni delle trattative sono molteplici, è troppo facile parlare di un giocatore senza sapere le dinamiche e le ore di lavoro perse o guadagnate per portare a termine l'operazione. Sono stati due mercati molto complicati. Il primo perché non si sapeva nulla di come sarebbero andate a finire le cose e dove si stava andando. Questo perché lo è stato con una velocità pazzesca, con delle risorse messe lì, ma con impegni giornalieri troppo pesanti da gestire. E quindi ho detto, sono soddisfatto perché però sono stati due mercati tosti. Allora, per la prima domanda, sicuramente c'è un mix di stanchezza e di preoccupazione. No, mi piace a oggi vivere intensamente quello che sarà il nostro cammino in campionato. Non voglio cancellare le due sconfitte, ci sono e ce le teniamo, però probabilmente abbiamo anche affrontato il campionato con delle difficoltà tecniche evidenti, no? Giocatori fuori di ruolo, disagi, squalifiche, tutte un po' di dinamiche di mercato, pensieri, tante cose che non ci hanno aiutato. Perciò che dico, e quindi non sono preoccupato, ho solo voglia di iniziare a, no? A vedere la macchina che inizia a camminare per bene. Meno male che nella testa c'è la domanda, ho sbagliato? Sicuramente sì, che se qualcosa ho sbagliato sempre, se no sarebbe troppo facile. Per ciò che riguarda la seconda domanda, Tony o Mbala, non penso ci siano di questi problemi, perché anche se volessi assecondare qualcosa in riservo per loro, se loro non fanno, loro non vanno. Quindi non è che io posso promettere a un giocatore un qualcosa che non esiste. Nel calcio non si promette nulla. Non è che tra 6 mesi la stessa squadra o le stesse situazioni ci sono. Se lo devono guadagnare, devono conquistare i loro obiettivi, le devono conquistare per il Trapani nel campo. Io non ho promesso nulla a nessuno. Per me sono giocatori fondamentali di questa squadra e siccome li ritengo professionisti al 100%, è così, ognuno l'ha vissuto sulla propria pelle. Finisce il mercato, si gira pagina, ci si rimbocca le maniche e si riprende a pedalare. Non si può porre un obiettivo o una considerazione tra 6 mesi, non esiste. Esiste solo che il giocatore, se nella sua testa ha delle idee, sicuramente non lo dirà a me, ma se vorrà averle dovrà dimostrarle. Perché Togodò è un giocatore importante di questa squadra, la Serie B la fa a Trapani per la prima volta, se non ricordo male, giusto? Quindi la possibilità gliela do io, gliela dà il Trapani, e lui si guadagnerà tutto lo spazio che vorrà, con grandi prestazioni, perché lo ritengo un giocatore che anche in questa categoria può determinare. Poi tra un anno o due c'ha 2 anni di contratto, quindi non parliamo di noccioline, Zola c'ha 3 anni di contratto, non parliamo di nessuno, come sono giocatori nostri. E mi fa anche piacere che ce li vengano a cercare, vuol dire che proprio di tutto non abbiamo sbagliato, perché se squadre di categoria fermate vengono a cercare i nostri giocatori che la categoria non l'hanno ancora fatta, forse vuol dire che noi siamo sulla buona strada per ciò che riguarda il fatto di averli confermati e di intraprendere una nuova stagione con loro. Era nostro fino all'anno scorso? No, un giocatore svincolato, era nostro fino all'anno scorso. Siccome aveva avuto guai fisici, l'abbiamo ripreso, l'abbiamo testato, l'abbiamo tenuto qua ancora per capire le condizioni. Noi avevamo un vuoto anche nel ruolo, quindi il mister gli ho dato la possibilità di iniziare a lavorare con un giocatore per ruolo, e poi per ciò che riguarda i giocatori che volevo prendere, tanti giocatori, che ti devo dire, da Mazzotta, da Michelize, da Lollo, da tanti giocatori, ce ne sono stati tanti, solo che non era così semplice, le richieste, le pretese di certi giocatori erano diverse rispetto alla linea che si è mantenuto. Invece il discorso Fornasier, il discorso che Fornasier perdeva il contratto in essere col Pescara
di andare a scadenza. Io è un giocatore nostro a tutti gli effetti, c'è stato un passaggio sottile, ma un giocatore mi piacerebbe stesse qui per quest'anno e per l'anno prossimo, quindi questo è il passaggio che andrebbe fatto, spero che si concluda così. Quindi ti dico che non sono preoccupato, perché penso che i percorsi delle squadre di Serie B sono complicate ogni anno, non c'è una regola, perché se no già sabato affrontiamo una squadra che sorprende per i risultati non fatti. La neopromossa che ha bruciato il campionato l'anno scorso, la nostra diretta concorrente, messa come noi, quindi mica si va alla ricerca di chi sta facendo peggio qui, si va alla ricerca sicuramente. Io guardo il mio, non mi interessa degli altri, gli altri avevano già un vantaggio di tempo, di gestione, ok, io questo vantaggio non ce l'avevo, probabilmente ci stava nel rischio calcolato, perché la difficoltà era evidente, potevamo essere più fortunati, quello sì, perché secondo me non meritavamo di perdere nonostante la partita in casa, nonostante le difficoltà di assenze, di mercato, come ti ho detto, e di gestione. Non lo meritavamo, ma purtroppo siamo cascati in questa rete di complicanze e non siamo riusciti a portare a casa qualcosina, ma non sono preoccupato, è un percorso logico di quello che sta nascendo qui a Trapani. Per ciò che riguarda il settore giovanile, penso che sia stato fatto un bel lavoro. Siamo stati anche un pizzico fortunati, ripeto, con sfortuni altrui, ma le risorse che oggi abbiamo nel settore giovanile sicuramente daranno più di salto a questo club, perché sono stati presi i giocatori in primavera che hanno fatto un percorso importante rispetto a quelli che abbiamo trovato anche qui negli altri anni nel territorio, quindi probabilmente speriamo siano un futuro per il Trapani Calcio. E per il resto, per ogni categoria è stata ampliata la rosa grazie anche agli svincoli di Palermo. Logicamente siamo sempre lì, non è che uno punta il dito perché sono stati fatti dei risultati negativi, così come la prima squadra cascata, anche il settore giovanile ha avuto peggio conseguenze, perché se eravamo in ritardo noi e sono stati in ritardo anche loro, gestione campi, gestione rose, tecnici, staff tecnici, è stato complicato, quindi pian piano anche loro faranno il loro percorso. Non penso sia giusto andare lì a sindacare sui risultati, ma su quello che può essere il valore di crescita, una plusvalenza domani di questi giocatori che sono oggi una situazione di base importante. Codapi, sappiamo, ha avuto questo grave problema, l'ho visto prima, l'ho visto più sorridente e sta facendo la sua iter riabilitativo. Non so dirti i tempi, ma penso che il giorno d'andata sia complicato averlo. Questo è il motivo per cui a centrocampo sono stati presi un giocatore in più rispetto magari ad altri ruoli che potevamo essere coperti. È una difficoltà di Ciccio anche abbastanza soggettiva, le percezioni di miglioramento ce le dirà lui, quindi non è scritto che ti fai il menisco e tra un mese sei in campo. È un intervento che ha fatto in base alle sue percezioni quotidiane, mensili, quello che potrà darci delle risposte, magari se per la sua struttura probabilmente potrebbe anche recuperare prima, ma dipende solo da lui, cioè lo vedremo tempo. Un po' mi sorprende la tua domanda, perché non penso di averti dato degli obiettivi diversi rispetto a quelli che erano quelli iniziali. Non è che perché siamo l'unica squadra in Sicilia in Serie B, come lo è stato per anni il Palermo, bisogna andare in Champions League. Non lo dico neanche io. E siccome la squadra l'ho fatta io, ti dico che una squadra che sarà competitiva per quelli che sono gli obiettivi che ci siamo. Benissimo. È un onore, un piacere che siamo l'unica squadra
ma deve inorgoglire il territorio. Voi, noi facciamo il massimo per onorare questo campionato, questo, ma non è perché siamo l'unica squadra che dobbiamo andare in Serie A. Non penso di averlo mai detto e mai pensato. Quindi lo faremo con grande passione, entusiasmo, con l'idea, la mentalità di guai a chi ce la porta via questa categoria. Questo sì, ma non sono scontento della rosa e non penso che questa rosa, ma gli altri sono liberi di dire quello che vogliono. Non penso che, scusa, le altre rose io non le ho viste, quelle che hanno giudicato meglio di noi oggi come sono messe. Siamo a due partite del campionato, se giudichiamo bene, quindi se giudichiamo oggi mi sembra un po' prematuro poterlo fare. Ripeto, non voglio dire che da oggi inizia il nostro campionato, ma sicuramente da questa settimana possiamo essere più competitivi, possiamo iniziare a dire anche la nostra in maniera diversa. Però se non so chi vi ha promesso, se nella vostra testa c'era di fare 3, 4, 5 vittorie consecutive come l'anno scorso, da me o non so da chi, penso sia stato sbagliato l'obiettivo, ma non era questo sicuramente, ce lo auguriamo tutti, ma guai a chi ci tocca la categoria, questo è fuori discussione. Non vanno scisse le cose dall'essere l'unica squadra in B in Sicilia a qual è l'obiettivo per questo motivo. No, non c'entra. Io ho scelto giocatori tecnicamente bravi che avevano voglia, hanno voglia di ripetersi, perché probabilmente magari non è che si giudica un giocatore perché negli ultimi 6 mesi ha fatto meno rispetto a Pettinari, ha fatto 13-14 gol l'anno prima, l'anno scorso ha avuto meno, quindi non penso che debba buttare via quello che sono le caratteristiche del giocatore che in fase realizzativa può darci dei numeri, ma di pari passo gli stessi giocatori che sono qui in rosa, che vengono da club di Serie A, ok, quindi hanno contratti ben diversi da poter sostenere, non è che se non erano prendibili altri, ok, perché mi dicevi che in base al budget si è fatto un tipo di mercato. Sicuramente la verità sta nel mezzo, alcuni giocatori erano impensabili, ho sentito dire da voi dei nomi folli, ve lo dico, perché pensare di portare a Trapani i giocatori che per comprarli c'era da vendere lo stadio mi sembrava, no, un po' una follia. Magari sono state delle provocazioni piacevoli, mi hanno fatto anche sorridere, però certi giocatori sono stati presi in funzione a quelle che erano le possibilità e la voglia e la determinazione, perché qua sono venuti i giocatori che alla prima telefonata con meno soldi vengo subito. È stata la risposta giusta per essere presi, perché voglio quel tipo di giocatore che viene qui a scommettere su se stesso e a giocarsi tutto per questa categoria. Io penso di aver fatto un'analisi non precisa sul giocatore. Del Prete penso abbia una media dai 25 alle 35 partite annue in categoria, quindi penso, al di là che possa avere degli acciacchi e dei problemi, abbiamo Candela nello stesso ruolo, quindi se hai visto bene abbiamo due destri, due centrali di destra, due centrali di sinistra, Minelli è stato preso per ultimo e due giocatori mancini, Cauzi, Achimoschi, quindi abbiamo 9 giocatori in fase difensiva, Canino 10, quindi non penso siano pochi, al di là della capacità o meno e della duttilità, perché sai benissimo che mi piace avere giocatori duttili per ogni zona del campo, e penso che in difesa ci siano, così come a centrocampo con l'arrivo di Moscati e di Scaglia, di diversi giocatori che sono duttili, e quindi per ogni ruolo penso che oggi non ci sia bisogno di andarsi a guardare attorno, salvo incidenti, complicazioni che ti portano a dover scegliere a fare altro tipo di operazioni. Se devo guardare l'aspetto spettatori della partita in casa, sono soddisfatto,
perché quasi 5.000? 5.000, 6.500 in totale. Va bene, quindi ben venga, cioè se no, mi interessa comunque la campagna monete, è stata data una risposta comunque di un numero in linea a quelle che sono stati, se penso, gli anni del Trapani. Poi non male che si può avere il boom quando tu fai una stagione sorprendente, magari un'attenzione diversa, ma penso che uno zoccolo duro ci sia di tifosi, e penso che aver visto 5.000 alla prima del campionato sia stata una bella risposta, anzi ben venga, è proprio quello il pubblico che a noi ci piace vedere, sono proprio quelle le persone che al di là dei complimenti, critiche alla prima partita, fanno parte del gioco, abbiamo le spalle larghe, siamo stati contestati simpaticamente anche l'anno scorso dopo 16 vittorie consecutive in casa, no? Quindi si sentono dire nel calcio a volte, no? Qualche battuta ci sta, però ben venga, grande risposta del pubblico, sono contento, speriamo, sarà un'annata difficile sotto i punti di vista di risultati, di stagione, di tutto quanto, quindi è l'unica risorsa vera è quella dello spettatore, quindi che sia un applauso o un fischio è l'unica risorsa vera, quindi ben venga, perché l'annata sarà veramente lunga e complicata, altalenante, e quindi loro possono essere un supporto continuo e costante che ci può dare una grossa mano. Ma, come ho detto, di giocatori ho cercato di prendere diversi, ma purtroppo no, ma ti ho detto anche prima, magari Michelizze della situazione era un nome importante, secondo me Michelizze potrebbe essere un attaccante importante, però un profilo che richiedeva un dispendio economico non indifferente, ma come anche il Pierini del Cosenza poteva essere un obiettivo, no? Giovani, di un profilo di, secondo me, di grande crescita, una grande prospettiva, quindi i giocatori sono stati trattati tanti, ma tanti, il problema è che la concorrenza è elevata e magari poi sono i giocatori che fanno le scelte, quei giocatori, ma anche Nicastro, ho trattato Nicastro, no? Aveva promesso chissà che, poi ha fatto un'altra scelta, quindi i giocatori sono stati trattati diversi, è stato a loro farmi percepire la volontà, poi a volte basta, sono scintille, se il giocatore gli stai dietro tanto tempo ma se non mi trasmette quel sangue vero ed essere una meteora di passaggio, non va bene, voglio giocatori che a livello umano e a livello tecnico lì dentro, penso l'anno scorso di essere stato sia contestato o apprezzato, però a livello umano e tecnico si è sbagliato poco, e se a livello umano si sbaglia poco, nella difficoltà probabilmente riusciremo ad andare avanti come una squadra solida. Anche lì l'ho visto nominare da parte di tanti, tante, tante volte, non è che ci si innamora dei giocatori, perché il giocatore Costa Ferreira è stato uno dei primi a essere trattato. Quindi siccome ho sentito dire volontà o non volontà, o che la volontà deve essere di tutti, è stato uno dei primi a essere trattato. E siccome aveva un giocatore che ha un contratto importante a Lecce, io i miei sacrifici li ho fatti, ma se poi Lecce ha fatto le sue valutazioni di mercato, il giocatore ha esposto le sue situazioni, quant'altro, se non ci siamo sposati, vuol dire che in tre non siamo riusciti a trovare una quadra. No, Franco, mi sono dimenticato di nominare anche Martina nella dose dei difensori. L'ho detto, Martina, Minelli, Martina, quindi sono due giocatori secondo me molto interessanti, sono giocatori che sono sotto contratto, sono di nostra proprietà. Non vi nascondo che Martina era quasi stato venduto alla Sampdoria, era un'operazione importante per noi, è sfumata per un non nulla, perché non è semplice, la Sampdoria voleva a tutti i costi il giocatore, poi non sono riusciti perché la Sampdoria comunque aveva altri tipi di difficoltà magari da affrontare, e sono ben contento che il giocatore sia rimasto, perché
è una risorsa, è un 2000, è un giocatore che secondo me ha una buona prospettiva, è un mancino, giocatori che sono sempre meno facili da trovare, così come Tolomello in 2002, dobbiamo avere pazienza, ma è un giocatore che denota grande personalità, perché per essere quotidianamente aggregato alla dose della prima squadra è un giocatore che sicuramente ha delle capacità, speriamo che prima o poi possa essere anche utile e riuscire a vedere in campo, perché può essere veramente una grande risorsa per il Trapani. Ma io penso che quest'anno, essendo una stagione lunga e piena di partite infrasettimanali e situazioni nazionali, qualche disagio, è notato l'ultima partita a Venezia, è bastata una squalifica di un giocatore, magari avevamo il capitano che rientrava da uno stato di febbre, di situazioni, di difficoltà, Fornasier che veniva da impegnato, ma era da poco in rosa da noi, quindi le difficoltà ci sono, i giocatori bisogna averli, perché poi si rischia di fare anche il percorso dell'anno scorso, dove tante volte Togordo era impegnato come difensore centrale, perché garantiva magari altro tipo di gestione, ma non possiamo correre il rischio di poter fare queste cose qui. Ogni reparto ha bisogno di concretezza, di solidità, di giocatori specifici. E poi, se la concorrenza è alta, meglio. Vuol dire che chi sarà più bravo giocherà e per noi sarà una tutela tecnica. Oggi qui non viene garantito il posto a nessuno, ma va conquistato e dimostrato il proprio valore. Quindi sono contento che ci sia questa serena concorrenza. Vuol dire che alzerà a oggi meglio il tasso tecnico di questa squadra. Nell'operazione c'è il 10% su Mulet, male che è un percorso che va nella compensazione delle operazioni quando verranno portate a termine, non è una cosa immediata, e quindi fa parte di un'operazione fatta. Bisogna fare un programma lungimirante, non indifferente. Però ti dico, no, ovvio, però è giusto che una proprietà possa pensare, proprio perché la proprietà ha l'ambizione di essere dei grandi imprenditori, di alzare l'asticella e porla dove loro pensano di poterlo fare, no? È normale che nel percorso calcio c'è da sudare, questo è una bella cosa che la proprietà ha in mente, ma ha tante idee la proprietà, l'amministratore delegato, Petroni hanno fatto dei buoni propositi, ma perché nella loro testa ci sono tanti obiettivi. È normale che bisogna stare attenti a valutare prima l'aspetto calcio, perché i risultati, la salvezza determina poi sicuramente a cascata tante idee, tanti percorsi. Ma con la speranza che possa accadere ci si può lavorare, proprio perché la rosa composta da non tutti i giocatori di proprietà, e questo può essere un vantaggio domani andando a mirare e a centrare degli obiettivi che poi possono crescere ulteriormente il valore tecnico. Ma ogni anno si guardano a quelle società che hanno speso tanto, ma alla fine hanno raccolto niente, quasi una retrocessione. Vedo l'anno scorso la Cremonese, ha speso tantissimo, ha cambiato due allenatori e si è salvata forse alle ultime due giornate di campionato, se non ricordo male, o più o meno, ha sofferto tantissimo. Oggi sicuramente si è ripetuta, ma di gran lunga rispetto all'anno scorso. Ha speso tanto con giocatori importanti, così come l'Empoli. Il Chievo ha una sua identità e farà fatica, perché ci sono difficoltà non indifferenti. No, non lo so, tolto Cremonese, Empoli, quali sono le candidate? Sì, Benevento è anni che ormai no, che sappiamo quanto spende sul mercato e che tipo di squadre può fare. Il Perugia, sono tutte squadre che alla fine fanno il loro percorso. L'Ascoli non ha speso poco, ma non vuol dire che spendere vuol dire fai bene. Però a oggi hanno allestito sicuramente delle squadre con giocatori di categorie importanti, di qualità importanti, e possono dirla loro, questo sicuramente sì.